Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Speak di Cinema. Oggi parliamo di un film discusso da molti, massacrato da altri, è Slenderman. Ma dopo la sigla, ragazzi, torno e ne parliamo. Eccoci qua, quindi partiamo subito con la trama e poi dopo andrò con l'analisi. Partiamo subito appunto con questa cosa. Quattro ragazze una sera decidono a casa di una delle quattro di evocare lo Slenderman, che non è altro che un demone, un essere che è stato creato dalle creepypasta, in realtà da un fotografo che con un fotomontaggio fece questo essere senza volto, vabbè, comunque andato a vedere. Quindi cosa è successo? Queste ragazze vogliono evocare lo Slenderman, no? Invece che fare altre cose che tutte le adolescenti possono fare, bere, andare con ragazzine, eccetera, eccetera, no, devono evocare questo essere così per giocare, vabbè. Cosa succede? Ovviamente evocano questo essere, l'essere comincia a far casino, una di loro scompare, le altre cominciano a pensare di aver fatto un grosso casino e cercano di porre rimedio. Punto, questa è la trama. Andiamo subito invece con l'analisi del film. E qua siamo sulle analisi del film. Questo film è tratto appunto dalla leggenda metropolitana che tutti noi conosciamo. Se non lo sapete, andate a vedere chi è. Già l'idea di fare un film su una leggenda metropolitana funziona e non, perché anche The Ring, la cosa della cassetta, altre cose, non è andata malissimo. Ma questo film è stato massacrato, anche, secondo me, con un certo pregiudizio. Perché subito, appena uscì il trailer, mi ricordo che venne massacrato dicendo che questo è uno schifo, un bruttissimo, orrendo. E lo si nota da molti, molti commenti che sono un po' superficiali. E invece io ho dato un'altra visione del film. Io di solito vedo le cose prima di dire se non mi piacciono, cioè prima cerco di vedere il film e poi dopo lo giudico. Però veniamo effettivamente al punto. Allora, troppo telefonato come film, questo sicuro, perché si sa benissimo che le vittime sono loro, cioè si capisce praticamente dopo 30 secondi, si sa che sono loro e non sono il gruppo di ragazzi che verranno perseguitati da questo essere. Allora, effetti speciali che secondo me non sono ottimali, li ho visti un po' superficiali, qualcosa che non si integrano bene al film, e vabbè. Lo Slenderman poi. La cosa assurda che attira tramite internet, questo mi è sembrato un po' strano, pare che quasi adeschi delle ragazze su internet, vabbè, cioè questo mi è parso molto strano, ma forse sono io che vedo male le cose, ma però vabbè. Poi altra cosa che mi lascia perplesso, qua faccio un piccolo spoiler, ma lo dico a inizio film, è che lui fa diventare alberi le persone. Mi pare un elemento curioso. Però non mi risulta nella leggenda dello Slenderman fosse così. Quindi, però, vabbè, ci sta. È un elemento però di curiosità interessante. Il regista dimostra che comunque qualcosa sa fare, perché comunque non è proprio orribile come film, assolutamente. L'elemento della pianta io l'ho visto io personalmente come una cosa fantasy, una citazione ai fantasy, come poteva essere Troll 1 o quei troll là, comunque quei tratti da leggende nordiche, perché i troll e anche nei film che ho visto e con i loro poteri fanno diventare le persone delle piante. Non so se si c'entra molto con questa cosa, però mi è sembrata una similitudine. Sicuramente meglio questo che quella oscenità di Esp che io purtroppo ho visto al cinema e reputo questo 100.000 volte rispetto a Esp, e su quello ve lo confermo, va bene. Però che dire, questo è un horror teen. È un horror per ragazzi, cioè come altri, non aggiunge nulla alla nostra cultura cinematografica, né leva nulla, cioè ho avuto proprio l'impressione, che sia un film che se lo vedi una volta è troppo, ma non è che ti disturba. Unfriend, che è quello delle chat, del demone che chatta, è peggio di questo, secondo me, molto peggio di questo qui. Questo ancora è un film che comunque è da sabato sera su Rai 2, cioè di quei filmacci che davano su Rai 2, questo più o meno ha la stessa intensità, più o meno. A un certo punto mi è sembrato quasi che verso quasi la fine, a meno 40 minuti dalla fine, 30 minuti, il film perda quasi sempre la tensione, quindi questo è un problema perché annoia lo spettatore.
Io credo che la prima mezz'ora sia stata buona, perché comunque crea un po' di suspense, un pochino di suspense se la crea, ma poi dopo si butta completamente nel pallone, il mostro appare poco, però vabbè, sono quei soliti film, secondo me, massacrato ingiustamente, perché è stato preso una posizione subito, appena uscito subito, tutti avevano pensato che era uno schifo. Però sostanzialmente non è peggio di tantissimi altri che abbia visto, quindi sicuramente non lo vedrò mai più. Quindi, un film che ho visto una volta e volevo parlarne perché anche in questi giorni mi hanno detto effettivamente che era un film da evitare come la peste, ma qualcosa che non sentivo dire da tanto, così poi l'ho visto e questa è la mia impressione. Io spero che vi piaccia questa recensione, se non vi piace pazienza, comunque io una visione la darei lo stesso, tanto peggio di altri non è, e poi fatemi sapere eventualmente se vi è piaciuto. A me sinceramente non mi è piaciuto, però reputarlo a livelli schifo, perché per me un film schifoso è un'altra cosa per me, è un film mediocre che... Ripeto, è da dare in seconda serata su Italia 1 o prima serata su Rai 2 al sabato, punto. Fatemi sapere sotto nei commenti, lasciate like, iscrivetevi, fate un po' quello che volete. Ci siamo alla prossima puntata delle recensioni. Alla prossima, ciao!